Sì, pronto? Parlo con il glorioso spacciatore rosa? Sì, piccolo poveraccio, cosa può offrirti oggi la casa di droga più pregiata tra i 12 universi? La droga più allucinogena che ti trovi. Non importa il prezzo. No, non ci casco di nuovo in susso, youtuber poco interessante. Mi devi ancora 15 milioni di zeni per i 400 kg di coca dell'ultima volta. E io non dimentico. Accidenti, il bastardo non si è dimenticato di Reliquia Gotica. Di quanto tempo fa? Non ricordo bene, ma so di per certo che si trattasse di una cosa insulsa che voi fate. Acrum, forse? Cazzo, e ora che cosa faccio? Senza quella droga non posso reggere il prossimo video e la gente si aspetta da me un hack di merda! Non posso deluderli! Ah, buon salve, mio buon amico. Qualcosa la turba? 17 The Tube! Che cosa ci fai qui? Un buon sovrano arriva sempre in momento di bisogno dei suoi sudditi. E tu mi sembri proprio nella merda. Credo che questo si chiami stalking, esimio. Cosa? Lo sapevo che avrei dovuto nascondere meglio le telecamere. Ma no, sono solo i miei poteri psichici, ricordi? Il mio corpo ricorda. E come se lo ricorda? Meno male, anche oggi mi sono evitato la galera. Scusate voi due, ho da fare qui, volete muovervi con le vostre inutili ciance? Questo verme vuole della droga e non ha ancora finito di pagare il carico precedente. Signore, ne ho bisogno assolutamente! È una questione di vita o di morte! Accidenti, deve trattarsi di qualcosa di veramente importante. Dici, cosa sta succedendo? Voi non volete saperlo. E E invece... invece... Promettete di non prendervela con me poi? Promettiamo, il cazzo, se è un altro hack di merda di Xponge, giuro che lo liofilizzo. Tanto oltre a drogarmi non ho niente di meglio da fare. Dopo posso ucciderlo tranquillamente. E va bene, seguitemi. Cioè, uno si sveglia la mattina che avrebbe un sacco di altre cose da fare, tipo studiare, tipo sistemare cose, tipo fare robe sui progetti e correggere gli errori che ci sono ancora in Scarce Edition, non lo so. E invece devo giocare a questa merda, perché se non ci vedete sfollare non siete contenti. Quindi andiamo. Che cazzo è quella? Dovrebbe essere una sfera del drago? Peccato che sembri più una focaccina. Però andiamo avanti. Created by GG Inc. Presidente dell'azienda Hack Sponge. Quanti anni ci avevi quando l'hai fatta sta roba? Se scegli Trunks, la vera storia di Dragon Ball Z sarà alternata. A che cosa? Nuovo gioco. Maestro Muten. Ehi là! Ti ricordavo leggermente diverso? Ti ricordi chi sono, vero? Sì, beh, ora che me l'hai detto. Sono il genio del... Non ho fatto niente, è andato avanti da solo. Che bello. Guarda questo! Due punti esclamativi, punto. Cosa? Molte di queste povere bestie sono state trasformate in esseri malvagi. La colpa è di un demone che ha spruzzato una polvere che fa diventare i Pokémon cattivi. Garlic Junior? Solo tu puoi annullare l'incantesimo spruzzando l'acqua miracolosa su molti di loro e farli diventare come prima. Ma aspetta, porca miseria, che cazzo vai a... Quello lì non è Trunks. Quello lì è un vecchietto. Vai, va. Siamo Gohan. Nuovo Gohan, 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 Gohan. E invece ci chiamiamo. Che belle queste battute che solo io posso capire. Ti chiami Riso? Sì, mi chiamo Riso. Perfetto. Allora tu sei Riso e vivi a casa tua insieme a tua madre Cici. Cioè, no, aspetta, se avessi scelto Trunks, Trunks sarebbe il figlio di Cici. Va bene, andiamo avanti. La tua personalissima avventura. Sì. Vieni a trovarmi alla Kame House. Che cazzo. Perché vivo in un Pokémon Market? Sono qui da dove eri finito? Devi fare i compiti e suppongo che tu non li abbia fatti.
Casa del professor Birch. Cazzo. Che bello non cambiare le cose. Fai vedere un attimo un po' questa bellissima città con errori di mapping a vista proprio. Guarda, guarda lo stile inconfondibile di Axpunge. Guardalo lì, ma ormai sei di famiglia, no? Ti vogliamo così bene che dove cazzo torna? Questa dovrebbe essere la Kame House perché... Che bellezza. Ok. Devo avvertire subito Goku. E tu chi sei? Oh, sei Riso, il figlio del mitico Goku. Mi chiamo Trunks, piacere di conoscerti. Sono venuto qui per avvertire il pericolo che ormai è imminente. L'arrivo dei cyborg. Che belle queste cose prese dall'anime italiano. Maron. Che bello. Ora è meglio che scriva un'email a mia madre del futuro per avvertirla che va tutto bene. No, tu aspetta, vuoi inviare un'email da un computer del presente per inviarlo nel futuro. Ah, lui è avanti. Sì. Ma va? Maestro. È proprio invecchiato male. Ah, che belli gli starter. Vabbè, penso prenderò lui. Non ho visto bene lo sprite da dietro. Vabbè, adesso lo rivedremo sicuramente. Cioè, praticamente Gohan è più alto di Muten. Va bene. Soprannome di Trico. Aspetta, questo qui era il percorso 1. Piattaforma. Tutto bene lì? Che bello. Che bella la difficoltà di questo gioco. Ma santo cielo, ma quello non dovrebbe essere Muten, che dovrebbe essere uno sprite. D'accordo. Non devo farmi domande. Guardate tutti. C'è quello che si trova dopo un percorso più facile. Oh, e dai, fammi parlare. Dicevo, si trova dopo un percorso più rettilineo del non ho battute disponibili. C'ho la connessione lenta oggi. Però sfidiamo questa bellezza. Vediamo i cyborg quando sono passati. Oh, ciao Riso, vedo che il genio ti ha regalato un Pokémon. Già che ci siamo, lottiamo. Anzi, facciamo lottare i Pokémon. Il senso di questa hack continua a scivolare giù in basso. Ciao vecchietto. Ciao Torchic. Ciao. Sei forte. Vai ad Inolfo. Bene. Hai avuto la meglio su Vera allenatore. Ma non è... Accidenti. Sì, Steam. Stai zitto però. Grazie. Ho saputo che la tua ragazza del futuro, bravo, Goku sarebbe orgoglioso di te. Vera è sbalordito dalla tua forza. Tieni, Riso, l'ho ordinato per mia ricerca, vorrei questo lo dà. C'è una specie di radar cerca sfere. No. No. Il portato da Vera, bla bla bla, ti serviranno. È bello, da cercare con gli androidi, bla bla bla. Ah, ho usato androidi, tra l'altro. Ma non ho visto... la natura... bello! Bene. Ora che abbiamo finito con le stronzate, direi... che possiamo andare. Ciao, mamma.
Sì. Sì, hai ragione. È divertente il fatto che il gioco sia arrivato alla beta 2 e questo qui è appunto quello che rimane della beta 2. E non ricordo nemmeno da dove sia riuscito a tirarlo fuori perché era talmente vecchia che avrò avuto un 13 anni quando l'avrò provata la prima volta, mi faceva schifo anche quei tempi. Quindi il cazzo di creatore di merda, il nostro amico Axponge, che ormai è di casa, non è che abbia fatto un buono alla prima. No, no, ci ha anche pensato due volte prima di caricare sto schifo sull'internet. E quindi noi bestie italiane siamo sempre considerati l'ultima ruota del carro nell'hacking, perché esiste questa roba? Cioè, oddio, anche al di fuori dell'Italia esiste merda del genere. Solo che però all'estero c'è molta più gente che fa anche roba fatta bene. Quindi tirate un po' voi le conclusioni. E comunque sì. Il gioco è evidentemente crashato, nel caso non ve ne foste accorti. Questo dialogo è buggato. Più dei bug di Riccardo il Glande. E quindi, no, non ho intenzione di rifarlo. Bene, credo che sia arrivato il momento di pagare per lo schifo che ho visto. Già, dopo questo aborto non potrò più dormire per altre 2 settimane. Ehi, avevate promesso che non ve la sareste presa con me. È colpa dei fan che vogliono vedere lo schifo, io li ho accontentati. Lo so, ma senza i fan non posso rubare e caricare video per intrattenerli con passione. Chi se ne frega della gente? Io sono un canguro rosa! Porca miseria, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Devo scappare. Non mi sfuggirai, potere psichico. Attacco aborto sopra. Zà, Avon! Fuci otomare! Cosa? Non riesco a parlare. Mi dispiace. Mi dispiace, ma è giunta la sua ora. Ma se non riuscite a parlare, non potrete mai usare i vostri super attacchi. Vedete? È scritto qui, sul manuale dello shonen manga di bassa lega. Maledizione, ha ragione, ora può scappare senza problemi. Non mi prenderete mai! Sembra che l'effetto dell'attacco di quel lurido verme sia finito. Ma ormai lui è troppo lontano per essere colpito. Tranquillo, abbiamo ancora la droga. Quel cretino si è dimenticato di rubarmela. E cosa ci dovrei fare della droga? Ne ho già abbastanza a casa mia. Ma questa è di livello superiore, al livello degli dèi. Dai qui, fammi provare. Oddio! Hai ragione! È divina! È mostruosa! Io non me ne pentirò mai.